Ciao a tutte bedazze, ciao a tutti bedazzi. Finalmente questo è il mio primo video sui preferiti del mese. Non ne ho mai fatto uno, ahimè, e inizierò oggi. Anche perché vedo che i preferiti del mese di ottobre è molto molto gettonato. Sì, piccola premessa, non mi dite niente riguardo questo colore di capelli. Avrete visto sicuramente il video precedente sui miei nuovi capelli rosa. Il risultato, quello che ne resta, è questa sorta di color salmonello che è veramente un po' indefinito, ma io l'avevo già premesso che avrei soltanto scherzato con quella maschera, perché appunto, ripeto, si trattava solo di una maschera colorata e quindi non di un pigmento diretto. Per cui a tutte le ragazze che mi hanno chiesto se questa maschera se ne fosse andata con i lavaggi, rispondo con questo video dicendo che già al primo shampoo il risultato è questo. Comunque basta, perché ho giurato che non devo essere troppo logorroica. Voglio iniziare subito dai preferiti di ottobre. Allora, la canzone che ho veramente sentito fino allo sfinimento e che ho fatto sentire fino allo sfinimento a tutti coloro che mi circondano è We Don't Talk Anymore, e ve la faccio sentire. Anche perché io quando ascolto una canzone l'ascolto fino allo stremo. Basta, perché sennò mi trasformo. Per quanto riguarda invece i film, non prendetemi per aliena. Chi mi conosce, chi ha avuto modo anche di guardare il mio video sui tatuaggi o chi mi segue su Instagram e ha un po' percepito questa mia passione un po' particolare, sa che io sono una matta per l'Oriente e soprattutto per la Corea. Testimonianza anche i miei tatuaggi, eccetera, eccetera. E quindi io, mi è un po' difficile dirvelo, però, cioè, perché mi sembro un po' una pazza, però probabilmente anche qualcuno di voi lo farà, non lo so, ho un pubblico veramente ristretto, però sicuramente chissà quanta gente su YouTube, non so, è iscritta a canali che parlano solo di questo. Io mi metto con il mio bel PC sulle gambe e mi guardo delle serie televisive di quei paesi lì. E quindi io mi guardo queste serie in lingua originale, ma con i sottotitoli italiani. Lo so che è un po' una follia, infatti un po' ho perso la vista in questi anni, però ognuno ha le sue passioni e soprattutto ognuno ha, non so come posso dire, quando si sente giù, quando vuole distrarsi, ognuno ha sicuramente i suoi metodi e i suoi escamotaggi, diciamo così, tra virgolette antidepressivi, per alzare sul morale. E io ho queste qui. Tra l'altro poi è nata così, però poi è diventata proprio un'abitudine. Quindi io la sera, prima di coricarmi, mi guardo questi film in lingua o coreana, o taiwanese, o cinese, che si chiamano drama. Magari se vi interessa questa cosa un po' strana di me, ve ne parlerò in maniera più approfondita in un altro video. Cioè, mi alzano il morale. Cioè, io in un periodo in cui ero veramente un po' depressa, ho fatto affidamento soltanto su queste. E devo dire che, tra virgolette, sono una guarita, però, insomma, mi rende felice guardarle. E poi, appunto, è una mia passione. Per quanto riguarda invece il fashion, leggo nella nota perché non mi ricordo tutto. Allora, ho talmente usato fino alla morte, questo giubbottino, questo chiodino in ecopelle. L'ho portato anche a Roma, ed è veramente eccezionale per questo periodo, perché comunque metti la t-shirt semplicissima e leggerissima sotto e poi appunto metti il chiodino di pelle. Però non mi sono accontentata di un chiodino di pelle normale, ma ho amato alla follia questo qui, che tra l'altro è del mio negozio, e ci dico 67. Se non lo conoscete, vi metto giù il link per accedere alla pagina Instagram. Ed è questo chiodino di pelle con le borchie, quindi super super dark, perché comunque il chiodo in questione è questo qui, e dietro ha questa super scritta bianca, e l'ho veramente usato tanto tanto tanto. Poi ho utilizzato tantissimo questi stivali in vernice, lo sapete, l'ho fatto anche un video sulle tendenze autunno-inverno 2016-2017, e la vernice è in pole position, diciamo così. Li trovo veramente carini. Questi qua mi sono arrivati in seguito a una collaborazione di OVS. Sono comodissimi, perché a meno che non sia sabato io non uso il taccone. Per cui questi qui, anche nelle ore, non dico pomeridiane, però per l'aperitivo e quindi tardo pomeriggio o anche sera nell'infrasettimanale,
li ho sfruttati e continuerò a sfruttarli tantissimo, anche perché hanno questa punta leggermente affusolata, però ecco, non è proprio una punta, non so, mi piacciono tanto tanto, e poi comunque hanno questo leggero tacchetto che insomma non è completamente a terra come scarpa, per cui un po' qualche centimetro di altezza te la regalano. Poi un'altra cosa, il giubbino di jeans con patchwork, questo lo uso in realtà ogni anno di questo periodo, che me l'ha rubato anche mia sorella per andare a Madrid e quindi non l'ho avuto per una settimana. Praticamente è un giubbottino over proprio di jeans che comprai in un mercatino fuori, e per renderlo più particolare ho fatto qualche strappetto nella manica, non so se lo notate, quindi ho tagliato praticamente i polsini e poi ho messo qualche strappetto nella manica, e dietro ho attaccato le patchwork, non so se riuscite a vedere, cioè letteralmente ho acquistato delle toppe e le ho applicate con un po' di colla a caldo. Per quanto riguarda gli accessori invece, sto usando tantissimo, o meglio non li ho più tolti, questi orecchini di perle. Questi qui del primo buco sono veri, sono delle perle vere, e poi io ho messo, ora questo qui l'ho perso tornando da Roma, quindi non so, perché io qui ho due buchi e qui ne ho tre, però ecco, mi piaceva questa idea di questa più grande nel primo buco e poi man mano le perline più piccoline, quindi come accessorio sto usando tanto questo. Poi uso i choker, li adoro. Ma nonostante tutto, nonostante tutti i modelli che ci siano in giro, il mio preferito, quello che non so, nella scrivania lo prendo e lo metto, è quello che si trovava nel cioè quando eravamo piccoline, ed è questo qua, cioè semplicissimo. Poi ho rubato a mia sorella, giusto per farvi vedere di cosa sto parlando, questo choker in velluto che è pazzesco, è bellissimo, l'ha comprata a Madrid, è ritornata in questi giorni, mi sa che glielo ruberò per più volte. Comunque io adoro questi qui, non lo so perché, sono proprio sensuali, mi piacciono molto di più delle collane di qualsiasi altra cosa. Per quanto riguarda invece il make-up, sto strausando, sono questi qui della Wygon, sono tinte ovviamente, perché io prediligo le tinte sulle labbra, che perché se no poi mi fanno volare, che lascio i baci, lascio la stampa e roba varia. E sto talmente usando tanto questo qui, che è una sorta di color ciliegio, e che praticamente lo uso soprattutto la sera. Questo qui è il numero 11, Long Lasting Liquid Lipstick. E poi questo color carne fantastico che ho sulle labbra, che lo uso proprio di giorno. E sembra veramente che non abbiamo niente, dà soltanto un colorito così sano alle labbra. È veramente bello, ve lo faccio vedere zoomato. Non lo so, piace tanto, 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 tanto. Procedendo quindi col make-up, questi due rossetti Wygon ve li straconsiglio perché la durata è veramente fantastica. E ripeto, il color carne è bello, bello, mi piace tanto. Poi, per quanto riguarda invece il fondo, sto usando tanto. L'ho usato, io in estate non uso fondo. L'ho utilizzato però di rientro dalle vacanze estive, quindi quando ancora avevo un po' la carnagione olivastra e un po' abbronzaticcia. Però ho notato che col cambiamento del tempo, quindi super caldo, prendi sempre il sole, quindi la pelle è un po' più asciutta, e entrando appunto poi nel mese di settembre, dove cambiano anche le abitudini alimentari, della skin care, roba varia, io ho notato che questo qui mi faceva la pelle, cioè dopo un po' dovevo utilizzare le salviettine per asciugare il sebo in eccesso, quindi un po' di lucidità, e questa cosa ovviamente mi fa orrore. Gli ho voluto dare però una seconda chance entrando il mese di ottobre, devo dire che lo sto strausando. Questo qui è il Satin Fluid, ed ha appunto un finish satinato, è leggero ma leggermente coprente, nel senso che le discromiti dà appunto un incarnato parecchio uniforme, poi è morbidissimo, sembra quasi una, non è proprio liquido, sembra quasi una mousse, ecco, ma nemmeno, cioè a metà tra una mousse e un fondo liquido, e lo sto strausando. E alla fine sto usando anche tantissimo il nuovo mascara Burberry, ve lo dico subito, Burberry Cat Lashes, ed è questo qui, lo adoro perché praticamente non fa grumi, con una passata ha già le ciglia incurvate, le divide per bene, e lo scovolino mi piace tanto, quindi è più paffutello qui, va a restringere al centro e di nuovo paffutello, per cui raggiunge anche le ciglia più piccoline e più nascoste, diciamo così.
Per quanto riguarda invece l'hair care, i capelli, ho fatto un video precedente e ve lo metto qui. Ho usato tantissimo nel mese di ottobre, ma anche diciamo un po' in quello di più nel mese di ottobre, perché comunque è il mese delle castagne, cadono i capelli, li abbiamo veramente tanti rovinati, e quindi ho usato una maschera bomba, così come la chiamo io, e vi ho fatto il video nella mia hair care routine del 2016, hair care routine bio. E quindi magari ve lo linko qui, o comunque trovate tutto giù nel box informazione. Quindi mi sono trovata veramente bene perché me li rende morbidi, me li ha nutriti. E poi ho utilizzato tanto, o meglio, da quando mi è arrivato che l'ho utilizzato e continuerò a farlo, è questo phon dell'Elkim, è veramente bellissimo, oltre al fatto che ha un design vintage, anche il colore che mi piace tanto, ma tra tutti i phon che ho utilizzato è l'unico che è in grado di stirarmi i capelli in maniera, lasciando i capelli soffici, morbidi, non li brucia, cioè non si sente poi quella puzza di bruciato, anche se stiamo vicino col beccuccio sui capelli, vicino alla spazzola, e oltretutto non surriscalda, e quindi non lo so, lo trovo veramente veramente valido. Costa circa 80 euro, comunque vi metto giù il sito per poterlo reperire. Andiamo invece alla skin care. Per la skin care io sto utilizzando, che tra l'altro guardate tu quanto è strano il mondo, il mio ragazzo ha acquistato delle cose di Viva Natura. È praticamente una maschera, non so, per capelli. Gli hanno dato in omaggio questa qui per il viso, che si chiama crema de fata. Oh, la fata, mi ricordo, non so, quelle cose che dicono i romani, comunque. Crema de fata, non lo so, mi fa ridere sta cosa. Comunque, dovresti avere una pelle de fata, praticamente, con la crema de fata. Comunque, crema de fata, tutta su ingredienti naturali. Quindi credo che lì ci sia veramente eccezionale. E c'è scritto senza parabeni, 99% di origine naturale, scritto tipo in rumeno, perché se non sbaglio li produce un'azienda rumena, non lo so, comunque della Viva Natura. E glielo chiedo a lui e vi metto tutto giù per poterla reperire. È eccezionale, nutre tantissimo la pelle, non la rende poi oleosa dopo un po', si assorbe subito, insomma mi sto veramente trovando da Dio. Poi utilizzo l'aloe, ma veramente, cioè, glielo metto tra un po' anche sulla pasta l'aloe, perché dopo che ho scoperto questo prodotto io lo straamo. Allora, se ho un prurito magari dovuto a brucio, a punture di insetto, glielo applico e mi passa. Se ho delle desquamazioni, lo applico e mi passa. Dopo la rasatura delle gambe, lo applico e mi passa. Sui capelli lo uso come gel anticrespo quando faccio i capelli mossi col diffusore. E mi levo il crespo. Lo uso come antiocchiaie. Tra l'altro, come antiocchiaie ho delle, come posso dire, uso delle procedure per levare le occhiaie, e ve le vorrei far vedere, per cui se volete un video su come attenuo le occhiaie, scrivetemelo giù nei commenti, ditemi sì Chiaretta, fai il video su come levi le occhiaie e io vi accontenterò. E comunque, questo qui appunto lo uso anche come antiocchiaie. E come antiocchiaie, sempre come skincare, volevo mostrarvi queste maschere monodose, che sono uno zuccherino, che sono l'HQ. Praticamente questa qui è una maschera crema antiocchiaie profonde all'estratto di sambuco. E devo dire che con un trucchetto, tra l'altro, che utilizzo, ma del quale non voglio parlarvi, per il caso ve ne parlerò in un altro video. E, insomma, mettendola in un certo posto, io questa qui attenuo ancora di più le occhiaie e mi sono trovata veramente veramente bene. E dopodiché volevo farvi vedere anche, dov'è? Non so se l'ho portato. Finito. Ah, un attimino, è caduto a terra. Un'altra cosa che ho strausato e che non sono avvilita, fatemi sapere dove si trovano, perché a me le ha mandato un'azienda, ma le ho strausate. Sono questi, queste salviettine, questi dischetti della Cotton Plus con latte detergente incorporato. Quindi praticamente sono semplicemente dei dischetti asciutti che si attivano con l'acqua, per cui voi li inumidite con l'acqua, non dovete strizzarli perché altrimenti perdono appunto le loro qualità, quindi non strucca più, perché strizzandolo ovviamente va via tutto il prodotto che c'è dentro. Semplicemente inumidirli e passarli sul viso. E quindi struccano che è una meraviglia, tra l'altro non mi hanno fatto venire mai dei puntini, mai irritazioni, li ho adorati.
e li ho utilizzati per tutto il mese. Mi sono finiti e quindi devo andare a reperirli, per cui se voi sapete in qualche catena se si trovano me lo dite e io ci vado di corsa perché me ne faccio una scorta. Infine, credo di aver detto tutto, le bevande. Come bevande sto utilizzando tanto, perché come sapete quando uno rientra da una certa routine che comunque è quella estiva, non dico ok, ormai sta passando, siamo già nei primi di novembre, però bene o male si resta un po' scombussolati per tutto il mese di settembre e di ottobre. Scombussolati intendo che poi subentra anche l'ora legale, per cui anche a livello di ritmo sonno-veglia non siamo ben inquadrati, almeno su di me, ma credo che proprio degli studi dicano che quello è il periodo in cui possono venire maggiormente delle lievi depressioncine, un innalzamento del tasso di ansia, e a me vengono tutte ovviamente. Per cui cosa faccio? Come mi salvo da tutto ciò? La sera prima di andare a letto faccio la mia tisanina della Bonomelli, che è quella rilassante, a base di tanti ingredientini tipo la melissa, la valeriana, passiflora o passiflora, non ne ho idea come si dice, comunque è il biancospino e io queste qui le adoro. Vi consiglio di andare in supermercato e acquistarle, io ce l'ho praticamente tutte. La rilassante, c'è quella antigonfiore per fare tanta blin blin, ce ne sono veramente tantissime, per cui vi consiglio di acquistarle. Niente bellezze, mi sa che questo video durerà circa 20 minuti, ma queste erano le cose che dovevo farvi vedere, cioè non potevo fare un'ulteriore cernita. Per cui spero che questo video vi sia piaciuto, se non siete ancora iscritti per non perdere i prossimi video iscrivetevi e mettete tanti likeini e tanti commentini. Un baciazzo! Mua!